Ciao a tutti e bentornati sul canale Il Ciclista Anonimo, sempre su Tour de France 2022, per continuare la serie che abbiamo iniziato con la Jumbo Visma, ovvero il Tour de France con la Jumbo. Abbiamo già fatto tre tappe, le abbiamo vinte tutte e tre con Van Aert, che dunque ovviamente è maglia gialla. Siamo quarti con Dumoulin, settimi con Vingegaard. Purtroppo è successo un disastro con Roglic nella seconda tappa, abbiamo perso più di 3 minuti, dunque dovremmo inventarci qualcosa. Per fortuna abbiamo Vingegaard che è in classifica, soli 2 secondi da Pogacar, virtualmente sarebbe secondo in classifica generale dietro Pogacar. Maglia verde, siamo nettamente in testa con Van Aert avendo vinto 3 tappe, la maglia verde è un obiettivo realisticamente raggiungibile. Andiamo a giocarci qualche altra tappa di questo Tour de France in questo video. Quindi quarta tappa adesso. Dunkerque, quindi si torna in Francia. Dunkerque, famosissima spiaggia in cui nella seconda guerra mondiale i soldati inglesi e francesi sono riusciti a ritirarsi e fuggire dai tedeschi. Oltre 200.000 truppe anglo-francesi sono riuscite a scappare e tornare in Inghilterra. Vabbè, questa è storia. Comunque andiamo a giocare la tappa. Dunkerque-Calais. Dovrebbe essere adatta ai velocisti, però c'è qualche salitella. Controlliamo Van Aert. Roglic è un po' stuffata adesso perché ogni volta si fa trovare dietro e non, sinceramente non ne capisco il motivo. Speriamo che qui davanti si rallenti un attimo in modo che Roglic possa rientrare. Vediamo. La velocità qui è bassa. Roglic non rientra però. Facciamolo rientrare noi con uno scatto. Vediamo. Finalmente Roglic è rientrato nella coda del gruppo. Mamma mia che fatica. Ordiniamo, vediamo, a Dumoulin invece si è staccato. Ordiniamo a Kuss di stare con Roglic, stargli vicino, perché Roglic ha bisogno del balanzo in queste situazioni. Dietro può rientrare anche il gruppo di Dumoulin. C'è una situazione con una velocità molto bassa. Sì, alla fine dietro rientrano un po' tutti, per fortuna. Proviamo a dire a Benoit di partire, vediamo, attaccati Benoit, ma niente da fare. Ah, c'è un attacco di Isagir, attaccano dei corridori. E qui la situazione si fa interessante perché manca solo 1,9 km, prendiamo il gelo rosso. Siamo sulla ruota di Caleb Ewan, che secondo me è anche un po' una ruota giusta. Parte adesso la volata e noi ci facciamo un pochettino sorprendere con Wout Van Aert. E Ewan mi sa che va a vincere questa tappa, anzi forse la va a vincere Nizzolo. Proviamo a rimontare con Van Aert, comunque ci prendiamo un bel secondo posto di tappa. Secondo posto di Van Aert, 11° posto di Benoit, non dovrebbe essersi staccato nessuno, almeno dei nostri non si è staccato nessuno, però ci sono dei distacchi, vediamo se c'è finito dentro qualcuno di forte. Beh, Thibaut Pinot si prende 29 secondi, vediamo se qualche altro corridore forte si è staccato. Bissegger, Jungels, vabbè, niente, nessuno di classifica. Hindley, altri 39 secondi, ma Hindley lo vedo già fuori dalla classifica generale a come sta andando. Vediamo altri corridori, vabbè, nessuno di rilevante. Classifica generale che vede Van Aert allungare ancora di più. Dumoulin sale in terza posizione, Vingegaard in quinta. Evidentemente qualcuno che era in classifica si è staccato. E quindi ne abbiamo 3 nei primi 5. Bene così, però Pogacar resta il favorito numero 1. Andiamo a giocare la quinta tappa di questo Tour de France. Quinta tappa che prevede i tratti in pavé, quindi adattissima a Van Aert. Possiamo allungare in classifica generale, però dobbiamo stare attenti a non prendere ulteriori distacchi con Roglic, che sta dimostrando di avere grandi difficoltà a stare davanti. Allora, meno di 23 km alla conclusione, selezione che è venuta fuori, ma
non eccessiva, gruppo di testa di una novantina di corridori. Il nostro Van Aert sta benissimo, potremmo anche tranquillamente attaccare, ma l'unico problema è la paura poi di staccare Roglic o altri nostri compagni di squadra. Abbiamo messo Dennis in protezione di Roglic, ma non gli è vicino, evidentemente, se si sposta da lui. Qui c'è la squadra di Sagan e anche la Trek a fare il ritmo con Pedersen, probabilmente per Jasper Stuyven, mentre davanti è rimasto il solo Kurt Nielsen. Selezione che adesso viene fuori, 50 corridori, Roglic c'è, Vingegaard c'è, diamogli il gel blu ad entrambi dato che sembra che ne hanno bisogno. Anche Dennis ha bisogno di gel blu, mentre Benoit no, Benoit sta bene, un corridore da classica, è abituato. Il nostro Van Aert sta con la grandissima. Vedete come saltella adesso qui l'immagine sul pavé, oltre a vibrare il joystick, è molto più realistico, molto più immersivo. Gruppo, io ripeto, di una sessantina di corridori. Kuss e Kruijswijk si staccano, ma gli abbiamo ordinato di non perseverare, perché comunque loro fanno da gregari, non fanno la classifica. Quindi cerchiamo di fargli risparmiare energie. Daniel Oss davanti, questo è un settore di pavé parecchio duro, c'ho la tentazione di attaccare con Van Aert, anche perché è lungo. Io quasi quasi una sgasatina l'andrei a fare adesso con Van Aert, vediamo come risponde il gruppo. Sgasiamo adesso. Più si va forte, più vibra il joystick e più vibra l'immagine. Bellissimo l'immagine del pavé. Sgasatina di Van Aert, vediamo giusto come reagisce il gruppo, misuriamo la febbre per così dire degli avversari. Van der Poel si era staccato, sì, guardate, Pollitt, forse c'era anche Van der Poel in questo gruppo. Diamo il gel blu a Dumoulin che ne ha bisogno, non stiamo guadagnando tantissimo, però mettiamo in difficoltà magari i velocisti con la nostra azione di Van Aert. Vibra tantissimo il joystick, ragazzi. Facciamo questa curva, vediamo chi c'è dietro, abbiamo il gruppo lì a tiro, quindi non ha senso insistere troppo. Ci facciamo riprendere, vediamo un po' che succede. E succede che si è staccato Vingegaard purtroppo. Prendiamo subito il controllo di Vingegaard. Dobbiamo assolutamente provare a rientrare adesso. Ci abbiamo McNulty che si è piantato proprio davanti a noi. Non ci voleva questo. Non ci voleva per niente. Vingegaard che si stacca. Vediamo se Benoit può dargli una mano. Abbiamo attaccato con Van Aert e abbiamo pagato dazio l'attacco di Wout Van Aert. Paga Vingegaard purtroppo. Qui diamo il gel rosso. Ordiniamo a Benoit di tirare al 100% e vediamo se Vingegaard gli va dietro nella speranza che qui la situazione si calmi, però purtroppo ha attaccato Pedersen e quindi ovviamente insegue il gruppo. Ha perso tantissimo in un Amen Vingegaard, mentre Roglic c'è questa volta. Purtroppo è difficile gestire più corridori insieme in questo tipo di situazioni. Attacca Sagan, noi proviamo a rallentare un po' il gruppo. No, Dumoulin non deve assolutamente tirare, deve stare sulle ruote, Tom Dumoulin. E Vingegaard evidentemente fa fatica sul pavé. Il nostro Van Aert, il problema è che il nostro Van Aert sta alla grandissima, quindi non. Dobbiamo vincere la tappa, non possiamo stare a guardare troppo gli altri. Vingegaard perderà una vita. Nonostante abbiamo detto Benoit di tirare al 100%, niente, non guadagniamo un bel niente sugli altri. Vediamolo dove l'altro gruppo si è lì. Proviamo a fare da stopper a questo punto, ma c'è Sagan che tira. Anche Pippo Ganna, quindi è difficile rientrare. Dobbiamo al massimo limitare i danni con Jonas Vingegaard. E in questo gruppo ovviamente penso ci sarà Pogacar, perché Pogacar c'è sempre. Con Vingegaard c'è anche Pinot e Yates. Rallentiamo un attimo nella speranza che da dietro qualcuno rientra. Ecco,
Diamo il gel blu a Benoit e ordiniamogli di andare al 110%, tanto a Vingegaard da ruota, quindi non dovrebbe staccarlo. Mentre Roglic è qui, Roglic devo dire si sta comportando bene questa volta. Attacca Oliver Nasen e questo attacco non ci voleva perché costringerà il gruppo a tirare. Il nostro Van Aert sta alla grandissima, io a questo punto attaccherei e fa niente se gli altri si staccano. Si è staccato anche Vlasov comunque, quindi tantissimi di classifica si stanno staccando alla fine. Il problema è che non si stacca. Il problema è che non si stacca Pogacar, questo è l'unico problema. Ci avviciniamo all'ultimo tratto di Pavé. E il nostro Van Aert, guardate, non ha speso una goccia di energia, sta alla grandissima, ragazzi. Ah, io quasi quasi attaccherei. Allora, alla fine andiamo a vincerci questa tappa con Van Aert. Siamo di nuovo sulla testa della corsa e stiamo ru alla ruota di Van der Poel. Stiamo sulle ruote di Mattia Van der Poel. Mentre si stacca purtroppo Roglic, ordiniamo a Dumoulin di aspettare Roglic. Aspetta Roglic perché sicuramente ha bisogno del supporto di Tom Dumoulin. Mentre qui davanti c'è sempre Pogacar, ragazzi. Pogacar è straordinario. Gli altri si staccano mentre Pogacar no. Mentre è rientrato Roglic, per fortuna. Sì, Roglic è qui davanti. Vingegaard è con Tisch Benoit che può dargli una mano e quindi limitare i danni. Parte Van der Poel, dobbiamo andargli dietro, gli va dietro Jasper Stuyven, sfruttiamo il lavoro di Stuyven e poi magari proviamo a partire in contropiede con Van Aert, attacca Just three Trentin, more poi kilometers. Colbrelli, c'è la curva che può in qualche modo aiutarci. Turgi, Christophe, tutti i corridori da classiche. Vediamo se c'è un rallentamento adesso che prendono Van der Poel. Bunched peloton. Sì, e proviamo adesso a partire noi in contropiede con Wout Van Aert, ma ci vengono dietro dei corridori. Prendiamo il gel rosso allora. Prendiamo il gel rosso, ma abbiamo corridori alle nostre Last spalle. C'è una kilometer. curva che può aiutarci. Ultimo chilometro, proviamo a partire, ma forse siamo troppo lunghi con Wout Van Aert. Abbiamo dei corridori alle nostre spalle, ma vince la tappa. Wout Van Aert, grandissima azione, grandissima azione. Siamo stati freddi, siamo stati bravi. Vediamo dietro cosa succede. Io prenderei il controllo di Vingegaard per cercare in qualche modo di limitare il più possibile i danni, dato che siamo a 1,6 km dalla conclusione. Qui si sono praticamente fermati. Quindi proviamo a recuperare con Vingegaard. Almeno rientriamo sul gruppettino qui davanti, dove c'è anche Nizzolo. Pogacar è arrivato decimo comunque, speriamo che Roglic sia nel gruppo davanti, con Vingegaard limitiamo più o meno i danni. Allora, Congratulations to vinciamo you. la We were tappa the pre-race favorites con and Wout you Van lived up to the Aert role with Brio. e quindi Well allunghiamo ancora in done for this classifica win. generale. Purtroppo Pogacar è We qui retain the yellow davanti. È jersey. stato bravo It's a Roglic perfect game. 22esimo, ma non ha perso tempo, mentre purtroppo ha perso tempo Dumoulin, ha perso tempo anche Jonas Vingegaard. Quindi in classifica generale si mette molto male per i nostri corridori, anche se con Van Aert stiamo andando alla grandissima. Abbiamo vinto 4 tappe su 5, l'unica che non l'abbiamo vinta, abbiamo fatto secondo dietro Iwan. Più di così non potevamo fare. Purtroppo è difficile gestire più corridori contemporaneamente, soprattutto contro questo Pogacar o Pogacar che non sbaglia niente. Vediamo se corridori di classifica hanno perso tempo. Pogacar è qui, così come anche Gudu. Carapaz perde 1 minuto e 21. Bardet 1,54 come Vingegaard. Vlasov 2,12, quindi bene così, anche i corridori forti perdono tempo. Simon Yates perde addirittura 3,28, classifica che verrà praticamente stravolta. Quintana 4,40, ragazzi. Pinot 4,40. Jack Haig 4,28. O'Connor, anche lui di classifica molto forte, 5 minuti e 11.
Classifica che in queste prime tappe è praticamente stravolta. Adam Yates altri 5 minuti e 52. Martinez altri 5 minuti, anche lui. Port 5 minuti. Mas della Movistar 6 e 16. Attenzione, anche Enric Mas si becca 6 minuti. Alla fine, raga, abbiamo limitato i danni con i nostri corridori. Guardate, Miguel Angel Lopez dell'Astana 6 minuti e 45. È successo un disastro tra gli uomini di classifica in questa tappa. Guillaume Martin 8 minuti e 50. Landa 7 minuti e 45. L'unico problema è Pogacar che non perde mai tempo. Hindley 10 minuti. Hindley si può dire che è fuori dai giochi subito. Andiamo a vedere la classifica generale con Van Aert sempre più maglia gialla. A questo punto proviamo a tenere duro e stare in classifica con lui. Abbiamo 1 minuto e 10 su Pogacar, che è il grande favorito per questo Tour de France. Poi Pedersen non è di classifica, Van der Poel non è di classifica, Kristoff non è di classifica, come Colbrelli, Goudou che è di classifica 1,50. Il nostro Dumoulin si mantiene a 2,24. Vingegaard è a 3,06, quindi è già 2 minuti da Pogacar. Risale tantissime posizioni Roglic a 4,02. Adesso iniziano le tappe di montagna e proveremo ad attaccare o con Vingegaard o con Roglic, sfruttando la superiorità numerica della nostra squadra. Certo è che queste prime tappe hanno completamente stravolto la classifica e ci sono corridori di classifica che sono indietrissimo, quindi classifica completamente stravolta. Classifica della maglia verde, vediamo. Ah, siamo andati avanti per sbaglio. A questo punto ci giochiamo anche la sesta tappa. Vabbè, dai. Sesta tappa che è piatta, ma è il finale con degli strappetti in salita, quindi c'è da vedere solo il Hi finale di guys, questa tappa. let's start the break. Allora, ultimi 13 km, leggera discesa e poi si inizia a salire con un percorso abbastanza nervoso. C'è Nizzolo a tirare, evidentemente la Israel vuole fare la corsa con Michael Woods. Dobbiamo stare attenti a non perdere tempo, ma secondo me questa tappa può essere alla portata di un corridore come Van Aert, perché come The peloton is two su kilometers strappetti from the top of così, the climb. Van Aert è abbastanza forte, come collinare gli attributi c'è un bel 78, quindi una tappa adattissima a Wout van Aert. Codennis qui a tirare, Here we go. la prendiamo noi We're on to the davanti, first salita climb. che è di 1 km, ma è abbastanza dura. Fuga che è stata ripresa, Cattaneo lì davanti a fare un po' di ritmo, c'è anche Carapaz nelle prime posizioni. Anche Ivan prova, sembra che vuole provare a tenere duro, quindi a fare la tappa. Pogacar come al solito sempre davanti. Speriamo che Roglic e Vingegaard stiano qui nelle prime posizioni. Passa The first riders are at the top. In 4 Carapaz lì kilometers, davanti per they'll be at the primo. foot of the next climb. È un vero e proprio attacco quello di Richard Carapaz, che costringe gli altri a inseguire. La Quickstep fa la tappa per Alaphilippe, ovviamente questa è una tappa adattissima al campione del mondo. Anche se Asgreen sembra leggermente in difficoltà, c'è anche un tratto in discesa in cui proviamo ad avvantaggiarci noi con Wout van Aert. Oh mia, Hirsch a tutta velocità, mamma mia, stavamo sbagliando la curva. As with the previous ascent, Pogacar nelle prime posizioni, Roglic e Vingegaard sono qui, gruppo devo dire the abbastanza coat to the compatto. Pulvon 2 is short, E c'è but it's l'attacco even di more Asgreen steep, adesso, 800 meters con at close to Pogacar che gli va 12%, dietro. a real wall. Cavoli, Pogacar in prima persona che attacca. Adesso però si rialza il corridore sloveno. E io proverei a dire a Roglic di attaccare a questo punto, così sta davanti. Stesso discorso per Vingegaard, vediamo se rimontano posizioni, perché adesso inizia lo strappo durissimo. E addirittura Gunn a risalire e Pogacar lì davanti. Ecco Roglic che parte, diciamo almeno di rialzarsi perché non serve più ovviamente, non perseverare. C'è l'attacco di Primoz Roglic, vediamo se qualcuno risponde. Sì, risponde Pogacar, risponde Higuita, rispondono Watch out, he's going un on the pochino tutti attack. quanti. E He's trying to get out of the peloton. Watch out. a questo punto Roglic non ha fatto purtroppo selezione. Prendiamo il controllo di Roglic.
Roglic che ha bisogno di giallarosso. Passa per primo su questo gran primo della montagna, ma importa davvero poco. Riprendiamo il controllo di Van Aert. Proviamo ad ordinare a questo punto a Vingegaard di attaccare. Vediamo se il corridore danese risponde al nostro comando. Facciamo un po' di andatura, tratto in discesa. Eccolo lì l'attacco di Vingegaard. Facciamo un po' il buco. Facciamo il buco chiudendo gli altri. Ma Pogacar non lascia andare nessuno, purtroppo, ragazzi. Pogacar non lascia andare via proprio nessuno. Proviamo a fare un po' il buco noi a questo punto con Van Aert. C'è Pogacar va dietro a tutti. C'è davvero pochissima possibilità con un corridore così. Abbiamo fatto la selezione comunque bene così. E riattacca Vingegaard. Riattacca Vingegaard, ma niente, non lo lasciano andare. Non lo lasciano andare Jonas Vingegaard. Ci abbiamo provato, ma Pogacar va dietro a tutti. Pogacar va praticamente dietro a tutti. Siamo all'ultimo chilometro adesso. Con Vingegaard che si è piantato e Pogacar che attacca. Devono seguire gli attacchi Roglic e Vingegaard, ma Vingegaard ha speso troppe energie già prima. Pogacar è fortissimo in questo gioco. Ultimo chilometro, proviamo a prendere un po' di gel rosso con Van Aert, ma non lo riusciamo più a prendere in questa fase. Sbagliamo la curva con Carapaz, parte la volata, Martinez, Pogacar, proviamo a saltarlo con Wout, Van Aert, ma Pogacar ne ha di più, Pogacar è imbattibile, non siamo riusciti a prendere il gel rosso, vince la tappa Pogacar, secondo posto di Van Aert e gli altri tutti più o meno lì. Questa è la classifica di tappa, ci batte nettamente da dei Pogacar che è davvero fortissimo. Andiamo a vedere come si evolve la classifica generale. Siamo sempre maglia gialla con Wout Van Aert, Vingegaard 13esimo, Roglic 21esimo, ma la classifica è stranissima. Ci sono corridori non da classifica ancora nelle prime posizioni. Andiamo a vedere la classifica della maglia verde con Van Aert super in testa perché abbiamo fatto 4 primi posti e 2 secondi posti. Ma la classifica generale devo dire che si mette parecchio male per i nostri corridori. Queste prime tappe hanno scombussolato un po' il tutto, vediamo cosa inventarci, anche se Pogacar devo dire sembra davvero imbattibile. Bene, termina questo video, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale, ci vediamo nei prossimi video per continuare il Tour de France. Ciao a tutti!